Per favole, rime in video leggerò Piccolo Blu e Piccolo Giallo di Leo Leoni con le marionette che realizzai per le letture animate in associazione. Questo è Piccolo Blu. Eccolo a casa con mamma blu e papà blu. Piccolo Blu ha molti amici. Ma il suo migliore amico è Piccolo Giallo, che abita nella casa di fronte. Come si divertono a giocare a nascondersi e al giro tondo. In classe devono stare fermi e composti, ma dopo la scuola corrono e saltano. Un giorno mamma blu disse: io devo uscire, tu aspettami a casa. Ma piccolo blu voleva giocare con piccolo giallo e andò a cercarlo nella casa di fronte. Purtroppo la casa era vuota. Dove era piccolo giallo? Lo cercò di qua, lo cercò di là, lo cercò dappertutto. Finché improvvisamente, girato l'angolo, eccolo! Felicemente si abbracciarono. Si abbracciarono e si riabbracciarono così forte che divennero verdi. Poi andarono a giocare nel parco, scavarono un tunnel, rincorsero piccolo arancio. Si arrampicarono su per una montagna. Poi, quando furono stanchi, andarono a casa. Mamma e papà blu dissero: tu non sei il nostro piccolo blu, tu sei verde. Mamma e papà gialli dissero: tu non sei il nostro piccolo giallo, tu sei verde. Piccolo blu e piccolo giallo erano molto tristi, versarono grosse lacrime gialle e blu e piansero, piansero finché non furono che lacrime. Infine si ricomposero e dissero: ci crederanno ora? Mamma e papà blu furono felici di rivedere il loro piccolo blu. Si baciarono e si abbracciarono. E abbracciarono anche piccolo giallo. Ma ecco che nell'abbraccio divennero verdi. E capirono cos'era successo e corsero nella casa di fronte a portare la buona notizia. Tutti si abbracciarono con gioia. E i bambini giocarono fino all'ora di cena.